Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar dedicati al tema della scuola. Nelle scorse settimane alcuni di voi forse hanno già visto le precedenti puntate dedicate a questo tema, al quale abbiamo dedicato una serie di webinar proprio perché ci interessava trattare il tema dell'edilizia scolastica, che è un tema sempre d'attualità e sempre vivo nel nostro paese, e tanto più in questo momento in cui c'è anche necessità di pensare al futuro della scuola e una ripresa ovviamente delle lezioni dopo il lockdown, ma anche all'occasione di mettere mano in molti casi a quella che è il patrimonio dell'edilizia scolastica esistente, che sappiamo aver bisogno di interventi, e vedere quindi anche alcuni esempi, alcuni casi studio di edifici interessanti dal punto di vista o del recupero, come abbiamo visto in un precedente webinar, o in questo caso un edificio che invece è una costruzione che ha adottato il protocollo, in cui è stato adottato il protocollo Casa Clima School. Come vedete dalla slide, si tratta della scuola primaria Sandro Pertini di Calcinaia, in provincia di Pisa. Relatore di oggi, che ringrazio e che vedete già collegato con noi, è l'ingegnere Mirko Giuntini, che ha seguito gli aspetti del progetto legati proprio alla certificazione Casa Clima School, ma anche a alcune parti dell'impiantistica e tutta la parte energetica legata al protocollo Casa Clima. Come sempre, ricordo a tutti voi che siete collegati che potrete porre domande attraverso il pannello chat, domande alla vostra destra di GoToWebinar. Io vedrò di raccogliere man mano e porle a Mirko Giuntini in maniera da avere delle risposte sulle questioni che vi interessa approfondire della sua esposizione. Ricordo anche che cercheremo di mettervi a disposizione le slide inviandovele via mail. Riceverete alla mail con la quale vi siete iscritti un link da cui scaricare le slide, e vedremo anche magari di quanto prima mettere la registrazione a disposizione sul nostro canale YouTube Edicom News, la registrazione appunto del webinar di oggi. Allora, vedo che siete già piuttosto numerosi, quindi direi di entrare un po' nel vivo di quello che è il webinar di oggi. Ma allora ti chiedo, Mirko, visto che la particolarità proprio di questo caso studio è l'applicazione del protocollo Casa Clima School, soprattutto per chi non ha familiarità con questo protocollo, se ci puoi un po' illustrare quali sono le caratteristiche, di Casa Clima School, appunto. Sì, grazie a Edicom intanto per l'invito, sono qui molto volentieri, grazie a tutti i partecipanti e benvenuti. Il protocollo Casa Clima School è un protocollo piuttosto complesso che vado ora a presentarvi. Fa parte di una rosa di protocolli di sostenibilità che l'Agenzia Casa Clima offre per le varie destinazioni d'uso. In questa slide li ho un po' riassunti, come vedete. Abbiamo protocolli dedicati ad esempio alle cantine vinicole, col protocollo Wine, Work and Life dedicato agli ambienti di lavoro, Casa Clima Hotel alle attività ricettive, piuttosto parecchio in crisi, purtroppo parecchio in crisi in questo ultimo periodo. Casa Clima Factory si riferisce all'industria e in questa rosa c'è anche il protocollo Casa Clima School, dedicato agli ambienti scolastici. In pratica, il protocollo va oltre la certificazione energetica, mera certificazione energetica. Casa Clima è nota soprattutto per la certificazione energetica degli edifici. In questo caso, invece, si va verso proprio la sostenibilità e vedremo, durante la spiegazione che l'efficienza energetica è solo una parte del tutto. Necessaria, ma fa parte appunto di altre caratteristiche altrettanto importanti per la sostenibilità ambientale dell'edificio che andiamo a progettare e successivamente a realizzare. Nel catalogo dei criteri, che rappresenta un po' la linea guida del protocollo, dove sono inseriti tutti i parametri che dobbiamo andare a controllare, vediamo che
appunto l'efficienza energetica non è da sola. Noi andremo a esaminare in questo protocollo anche la scelta dei materiali, vedremo come, il ciclo dei rifiuti, la gestione dell'illuminazione che è molto importante nelle scuole, la qualità dell'aria interna e il comfort acustico, non soltanto riferito ai rumori esterni, ma anche al rumore che si fa all'interno, quindi tale da non disturbare le varie attività che ci sono della scuola. Ecco. E quindi diciamo che tutti questi parametri, questi aspetti hanno una stessa valenza, una stessa importanza all'interno del protocollo stesso di verifica. Come sapete, Casa Clima propone questi protocolli sia in fase di progettazione che poi in fase di esecuzione. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si decide di certificare l'edificio Casa Clima, sia soltanto come efficienza energetica, ma anche come sostenibilità ambientale, applicando uno dei protocolli che abbiamo visto, l'agenzia provvede innanzitutto a fare una validazione del progetto. Il progetto viene visto, quindi analizzato e validato dagli esperti dell'agenzia. Quando il progetto è stato validato, viene data una precertificazione e poi si può andare in cantiere. In cantiere, durante le fasi di lavoro, l'agenzia Casa Clima, tramite personale proprio, quindi non incaricati terzi, ma proprio con personale proprio, viene e fa degli audit, ovvero viene a controllare che tutto quello che è stato progettato e validato sia effettivamente realizzato all'interno del cantiere, in modo da dare la massima garanzia che ci sia coerenza tra progettazione ed esecuzione in cantiere. Alla fine del processo, se tutto è andato bene, l'agenzia rilascia la certificazione. Ok? Vediamo in breve, insomma, tutti questi passaggi, tutti questi parametri che andiamo ad analizzare per poi rivederli applicati in tutto o in parte nell'edificio che è stato certificato. L'efficienza energetica, diciamo che è quella tipica dell'Agenzia Casa Clima, ovvero abbiamo fabbisogni di riscaldamenti molto bassi, la risoluzione di tutti i ponti termici che chiaramente pesano molto quando si ha a che fare con un edificio ad alta efficienza energetica. Efficienza dei sistemi di pregiamento estivo, fabbisogno di raffrescamento sensibile piuttosto basso anche quello, perché il comfort deve essere a tutto tondo, qui si parla di comfort termoigrometrico e quindi ci deve essere garantito in tutte le stagioni dell'anno. E se noi progettiamo un edificio che ha un involucro prestazionale sia in inverno che in estate, chiaramente limitiamo l'energia che serve per climatizzarlo e per renderlo confortevole. Non da trascurare la tenuta all'aria dell'involucro. In questo caso siamo in presenza di una struttura in legno prefabbricata, quindi la tenuta all'aria è fondamentale. L'Agenzia Casa Clima prevede sempre, in tutti i casi, che sia eseguito un blower door test, cioè un test di tenuta all'aria che certifica attraverso alcuni parametri, ora non ne sto a parlare diffusamente perché insomma, ci prenderebbe parecchio tempo, comunque tramite questo test si riesce a capire qual è la permeabilità all'aria dell'involucro e questa permeabilità deve essere molto bassa e inserita in certi parametri, in un certo range di prestazione. Se noi lo aggiungiamo, chiaramente la certificazione non può essere data. Allora, tornando poi a vedere i vari aspetti legati alla sostenibilità, abbiamo intanto lo standard Casa Clima Nature. È un sistema che attraverso una serie di punteggi va a garantire la corretta scelta dei materiali e la corretta scelta di dove vengono collocati. Lo vedremo meglio magari dopo. È un po' il cuore del sistema, ovvero il protocollo Casa Clima Nature è alla base di tutti gli altri protocolli di sostenibilità, non solo quello dello SCUR. Attraverso appunto questo punteggio da dare per i materiali, per le energie che si utilizzano e per altri parametri che riguardano appunto la sostenibilità, bisogna fare un'analisi molto accurata e avere un punteggio inferiore a questi benedetti 300 punti. Vi assicuro che non è sempre facile arrivarci. Poi abbiamo appunto per risparmiare risorsa idrica,
dobbiamo avere un indice di impatto idrico minore di un certo, maggiore di un certo parametro, e soprattutto nelle scuole è significativa la rubinetteria temporizzata per evitare gli sprechi, ma non tanto per evitare gli sprechi quanto anche per educare bambini e ragazzi a non sprecare. Se io ho un rubinetto che dopo 20 secondi si chiude da solo, mi insegna chiaramente che l'acqua è una risorsa preziosa, e quindi si mettono anche queste cose non tanto anche per risparmiare l'acqua, ma più che altro anche a livello didattico, come altri aspetti che poi vedremo. Per quanto riguarda l'illuminazione, chiaramente, e le prestazioni acustiche, abbiamo accennato prima, l'illuminazione delle aule è un tema molto, molto delicato, molto anche difficile da risolvere. Io giro parecchie scuole, soprattutto scuole datate, ovvero degli anni 60, 70, ma anche precedenti, che hanno, non hanno efficaci sistemi di illuminazione. Ci sono fenomeni di abbagliamento, ci sono fenomeni di eccessivo oscuramento, magari con elementi neanche idonei. Io a volte vedo che le maestre, per tapparsi dal sole, attaccano dei fantasiosi cartelloni ai vetri. Ecco, tutti questi problemi chiaramente poi a lungo andare possono anche influire sulla vista e sul comportamento anche psicologico dei bambini, quindi è molto importante andare ad analizzarli e a risolverli nel miglior modo possibile. Vedremo nella nostra scuola come siamo riusciti a risolvere, ma a minimizzare il problema. Ecco. Lo stesso discorso riguarda le prestazioni acustiche. Il fonoassorbimento è fondamentale per non essere disturbati magari dal rumore, dal chiasso che viene da altri ambienti. La normativa italiana adesso, insomma, prevede soltanto verifiche dell'edificio verso l'esterno, quindi rumore di facciata, rumori di altro tipo, calpestio, eccetera. In questo caso invece abbiamo anche delle verifiche sull'interno, cioè fra aula e aula, fra aula e corridoio, verifiche che vanno fatte in progetto, ovvero si progetta in quella maniera, si calcolano le prestazioni progettuali e poi alla fine bisogna fare delle prove fonometriche per verificare che il progetto sia stato realizzato in maniera eccellente, che quindi i parametri che avevamo progettato siano effettivamente realizzati in cantiere. Questo magari ne vedremo dopo anche durante la presentazione della scuola. Si è parlato della qualità dell'ambiente interno, la qualità dell'aria. La qualità dell'aria non soltanto che deriva dalla ventilazione meccanica controllata con filtri e sensori per eliminare la CO2, per eliminare altri allergeni come pollini, batteri, non so, i virus, non credo che siamo appunto in tema di coronavirus. E non so se la ventilazione meccanica con i suoi filtri possa fermare un virus, non credo, però magari potrebbe eventualmente farlo. È vero invece che i filtri possono trattenere pollini, polveri sottili, PM10, quindi, e tanti altri, molti batteri magari di dimensioni maggiori, e quindi nelle scuole dove c'è la ventilazione meccanica con queste filtrazioni, in questi filtri, si riesce ad avere una minore incidenza delle malattie di raffreddamento. Ci fu anche uno studio qualche anno fa che lo certificò. Ecco, oltre a questa attenzione per la qualità dell'aria, bisogna anche avere attenzione verso i materiali. Si parlava prima di Casa Clima Nature. Non dobbiamo mettere a contatto con le persone, con i bambini in particolar modo, noi lo dobbiamo mettere a contatto con materiali che emettono sostanze nocive, formaldeide e VOC per esempio, e quindi bisogna stare attenti anche addirittura agli arredamenti. Vi anticipo che in questa scuola l'amministrazione comunale voleva rimettere alcuni arredi già in possesso dell'amministrazione, arredi, panchi, sedie, eccetera, in ottime condizioni tra l'altro, ma che non avevano certificati e quindi non si poteva vedere che tipo di materiali erano e che tipo di emissioni potevano avere durante il periodo di permanenza nella scuola. Pertanto sono stati scartati e l'amministrazione ha provveduto a fornirci di arredamenti muniti di certificazioni riguardanti le emissioni di formaldeide e di VOC, proprio per ottemperare alle prescrizioni del protocollo SCHUL. Si va anche oltre, bisogna fare un monitoraggio dei consumi energetici, bisogna fare un piano di manutenzione, soprattutto riguardo appunto i materiali
e alle macchine che ci sono. Oggi si parla molto di impianti di condizionamento, c'è stata anche la recente conferenza delle regioni che ha impartito delle prescrizioni per quanto riguarda gli impianti di condizionamento che devono essere puliti, non bisogna fare dei ricircoli, eccetera. Ecco, il piano di manutenzione chiaramente va a incidere su tutto questo. È inutile avere un impianto di ventilazione meccanica molto spinto se poi non si mantengono i filtri periodicamente. E quindi questo chiaramente è un tema, soprattutto le amministrazioni pubbliche devono tenere presente questa cosa, altrimenti si vanifica il lavoro che è stato fatto. Nelle aule poi abbiamo anche messo la raccolta differenziata dei rifiuti. Qui siamo stati fortunati perché già nel comune di Calcinaia c'è la raccolta differenziata. Nelle aule, mettendo questi piccoli contenitori, no, che differenziano la carta, l'organico, eccetera, anche lì si fa didattica, si sperimentano queste cose anche con i bambini, in modo che le tocchino con mano e che li facciano loro stessi. E quindi si va appunto verso un aspetto didattico anche in questo senso. Dicevamo, si va oltre anche perché poi ci sono previsti dei programmi di formazione per il personale, per educarli a usare bene quell'edificio, che non è un edificio scolastico standard, ci sono delle peculiarità che bisogna conoscere. Faccio un esempio banale: l'uso della ventilazione meccanica, che è automatizzata, ma che potrebbe eventualmente essere anche condotta manualmente in certi momenti, e quindi il personale deve essere in grado di utilizzarla al meglio. Il programma di formazione degli utenti, anche qui gli utenti possono essere soprattutto i genitori dei bambini che magari vedono questa scuola, vedono i bambini che ci stanno bene, i bambini ne parlano bene ai genitori, si può innescare un circolo virtuoso, magari possono dire: stanno bene a scuola, ma perché non posso fare casa mia con gli stessi criteri? Ecco, questo in pochissime parole. E quindi diciamo che il protocollo prevede anche una sensibilizzazione più a largo raggio, che non si ferma all'edificio, ma che va proprio all'interno della comunità. È più un'ambizione che non un'applicazione vera e propria, comunque l'abbiamo prevista. Veniamo quindi di iniziare, aspetta, con il progetto Mirko, un chiarimento che ci arriva da uno dei partecipanti, una richiesta. E nel vostro caso il processo di certificazione anche per quanto riguarda il protocollo Casa Clima School è stato seguito dall'Agenzia Fiorentina per l'Energia? Sì, allora, all'epoca è stato seguito dall'Agenzia Fiorentina per l'Energia, ed è oggi che oggi si chiama ARRR. Agenzia Regionale Recupero Risorse. L'Agenzia Fiorentina però si occupò soltanto della certificazione energetica, mentre per l'applicazione del protocollo School venne direttamente un funzionario dell'Agenzia Casa Clima di Bolzano, l'architetto Maria Donata Banchero, che saluto anche se forse non ci sente. Sì, perché l'Agenzia Fiorentina per l'Energia, oggi ARR, ha un protocollo d'intesa, una partnership con l'Agenzia Casa Clima di Bolzano. Ma per quanto riguarda gli aspetti legati all'applicazione dei protocolli di sostenibilità, Bolzano agisce autonomamente. Quindi quando certifichiamo una scuola in Toscana abbiamo a che fare con due enti, l'Agenzia Regionale Recupero Risorse per quanto riguarda la parte energetica e per quanto riguarda il protocollo Casa Clima School, l'Agenzia Casa Clima di Bolzano. Benissimo, allora vediamo qua che c'è già la pianta del progetto, quindi possiamo iniziare a parlare proprio di come è nato il progetto e come siete intervenuti su questo. Ti chiedo solo di controllare forse il microfono, c'è un po' di fruscio forse. Oh, mi spiace, adesso vediamo se così va meglio, forse perché mi muovo troppo. Si sente quello il fruscio? Perché io non ho adesso l'audio. Funziona meglio. No, adesso non lo sentiamo. Allora, forse perché sfrega sul colletto della camicia. Andiamo a vedere l'edificio. Allora, l'edificio è un edificio piuttosto semplice, ma anche piuttosto grande, nel senso che è interamente costruito in legno X-LAM o Cross-LAM per quanto riguarda la struttura portante, ed è un edificio completamente nuovo. Quindi non è una ristrutturazione, è nato da zero. Poi vedremo le foto di cantiere. È orientato su due piani. Questo è il piano terra, il nord è alla sinistra che guarda la slide. A nord appunto abbiamo dei laboratori, una serie di aule,
un doppio volume qui al centro che praticamente è a tutta altezza, poi per vedere il primo piano, è una sala polivalente che può servire anche per attività extrascolastiche. Questa è stata una richiesta anche dell'amministrazione comunale che non aveva all'epoca una sala per poter fare anche manifestazioni al chiuso, eccetera, e quindi hanno ritenuto di costruire questo doppio volume, questa sala polivalente, per aprire anche a queste altre attività fuori dell'ambito scolastico. La parte qui verso sud è invece la mensa senza cucina, perché c'è solo un porzionamento, questa zona qua, non so se vedete il mio mouse, penso di sì. Sì, lo vediamo. Benissimo. Questa zona è la zona di sporzionamento, quindi i pasti vengono già praticamente confezionati, vengono solo sporzionati e serviti in questa mensa. Questa è la parte delle aule, del piano terra, i laboratori, i corpi scale, uno qua e uno qua giù, l'ingresso, da questa parte c'è la strada, quindi si entra in questa maniera. Questa zona un po' curiosa si chiama sala muscolazione, in pratica una sorta di palestra provvisoria, perché poi nell'area adiacente alla scuola l'amministrazione ha intenzione di costruire proprio una zona sportiva, quindi la palestra della scuola sarà spostata nell'edificio accanto, palestra appunto in costruzione appena sarà pronta. Nel frattempo viene usata questa sala, che poi è già stata predisposta per essere suddivisa in due o tre aule a seconda del bisogno. Ecco. Il primo piano invece ospita il doppio volume che abbiamo visto, il ballatoio centrale che fa da comunicazione per tutte le aule che sono queste in colore violetto sui due lati, su tre lati, altri laboratori e il blocco servizi e la sala insegnanti. Questa è tutta la scuola. Vi do dei numeri, la scuola ha circa 2200 metri quadri di superficie coperta per due piani, e un volume di circa 18.000 metri cubi, più o meno. Passando al, se non ci sono domande, posso andare avanti. Allora, ne raccolgo un po' così le raggruppiamo anche per temi. La scuola comunque abbiamo visto abbastanza grande. Mi dicevi, se non sbaglio, che quando abbiamo parlato un po' di questo edificio, che sono circa 500 studenti, Sì, 500 bambini, è una scuola primaria, sì. qualcuno ci chiede anche il contesto in cui è inserita, se c'è un Sì, quadramento un po' allora è dei una dintorni. scuola. Sì, dunque torno un attimo indietro alla prima Si vedeva slide nella che prima abbiamo. slide, sì. Ecco, vedete, è una zona di aperta campagna, ovvero siamo, diciamo, al limite urbano del comune di Calcinaia, in una zona pianeggiante, a poca distanza dall'Arno. Il fiume Arno praticamente qua a sinistra. Ci saranno circa 400 metri per arrivare al fiume. È una zona di espansione nella quale il comune ha previsto appunto di espandere l'attuale abitato anche con altri servizi. Chiaramente un piano pluriennale, nel frattempo è stata costruita soltanto la scuola. È una scuola che è stata fatta sostituendo tre plessi scolastici esistenti. Avevamo tre scuole primarie, edifici risalenti agli anni 40, 60 più o meno. L'amministrazione comunale, anziché investire sulla riqualificazione non solo energetica, ma anche strutturale, impiantistica, eccetera, di queste scuole, ha preferito alienarle, costruire un unico edificio grande in modo da ospitare tutti e tre i plessi preesistenti. È stata una scelta anche coraggiosa, che però, a mio avviso, insomma, ha dato anche i suoi frutti, perché un conto è avere un edificio all'avanguardia come questo, e un altro conto è magari avere tre piccoli edifici ristrutturati, va bene, messi nella miglior maniera possibile, ma pur sempre con la loro età e quindi con costi di manutenzione più alti. Ecco, tornando a dove eravamo Sì, la rimasti. parte vedo già costruttiva. Ti chiedo anche, sono stati, qualcuno ci chiede, avete utilizzato degli strumenti, cioè dei software tipo BIM per la progettazione? Soltanto per quella architettonica, non per quella impiantistica. È un progetto che è nato, cioè, nasce alla fine del 2014, per poi concludersi nel 2015. Diciamo che il BIM non ha avuto grande importanza in questo aspetto, no? Nelle scuole invece dove stiamo lavorando adesso, le stiamo progettando tramite BIM, quello sì. Questa scuola invece no, non ancora, ecco, eravamo ancora in una fascia pre-BIM, diciamo così. Grazie.
La struttura, come dicevi, è in Ixlam, fondamentalmente. Sì, è la struttura in Ixlam. Diciamo che per le nostre zone, parliamo della Toscana, Calcinaia si trova, per dare una connotazione geografica, più o meno tra le città di Pisa e Pontedera, sulla direttrice Pisa-Firenze. È un piccolo comune che però insomma è abbastanza attivo anche dal punto di vista della sostenibilità e di altre politiche di questo tipo. E qui vi dicevo appunto, per noi insomma le costruzioni in legno non sono ancora così molto diffuse, sono in larga espansione anche da noi, però meno diffuse diciamo che nella zona del nord Italia. Qui la sfida è veramente quella della prestazione estiva, essendo un legno, un involucro piuttosto povero di massa termica, è chiaro che bisogna aiutarlo molto per avere degli sfasamenti, delle attenuazioni notevoli, tali appunto da ottemperare anche alle richieste sia del protocollo della certificazione nazionale che di Casa Clima. Non dimentichiamoci, apro una parentesi, che in Toscana la certificazione Casa Clima è facoltativa, quindi c'è sempre una doppia certificazione nazionale, l'APE per intenderci, e la certificazione Casa Clima. E poi vi farò vedere quali sono state, insomma, farò un confronto fra le due certificazioni alla fine. Questa è la parete esterna in Ixlam o Crosslam, è fatta da un cuore in Crosslam di un certo spessore e poi due cappotti, un cappotto esterno in lana di roccia e scusatemi in fibra di legno a densità, una certa densità, e all'interno una parete, un caveglio diciamo di porta impianti inserito e chiuso con lana di roccia, riempito con lana di roccia e poi chiuso con doppio strato di pannelli di gesso fibra. Quindi una struttura abbastanza normale, che però ha, come vedete nella tabella a destra, degli ottimi risultati per quanto riguarda sfasamenti, ammettenze e trasmittanza termica. Un cenno alla copertura. La copertura è una copertura piana diciamo a bassa pendenza, circa del 2%. Questa struttura ci ha dato dei problemi, in quanto problemi di progettazione, in quanto la copertura piana diciamo non è la più indicata per un edificio in legno. Ma è stata fatta questa scelta e quindi ci siamo posti il problema di avere una copertura prestazionale sia in estate che in inverno. E abbiamo architettato questa soluzione di fare praticamente dei cassoni con dell'USB esterno, USB che si poggia sulla struttura in basso, che è la struttura in legno, il solaio in legno portante. Abbiamo fatto questi cassoni pendenzati e li abbiamo riempiti con della cellulosa ad alta densità. Il pacchetto poi è chiuso con uno strato di vetro cellulare in pannelli e uno strato impermeabile. In questo modo abbiamo ottenuto un pacchetto piuttosto prestazionale sia in estate che in inverno. In inverno da noi insomma, è piuttosto semplice con il legno perché non abbiamo inverni molto rigidi, ci sono poche, siamo vicini al mare, siamo a 20 km dal mare, quindi non ci sono molti, l'inverno non ci spaventa diciamo da questo punto di vista di isolamento, l'estate invece ci spaventa di più. In questo caso insomma abbiamo ottenuto un pacchetto che funziona sicuramente anche durante il periodo estivo. Vi faccio anche vedere un particolare della fondazione. La fondazione è stata fatta, poi ho le foto, vedremo anche dopo il cantiere, è stata fatta su travi rovesci, un reticolo di travi rovesce, un solaio di base sopra un vespaio. Essendo quindi terreni molto umidi, si preferisce tirarsi su per evitare poi fenomeni di ristagno d'acqua. E come vedete, gli isolamenti sono ridotti a queste zone qua e a queste zone qui sopra la parete in legno. Faccio presente che la parete in legno è inserita sopra un cordolo di cemento armato che sopravanza come quota anche la quota finita dei pavimenti interni. Questo perché appunto il legno deve stare sempre all'asciutto e abbiamo escluso anche eventuali fenomeni di ristagno d'acqua interno. Vuoi che perda un impianto, vuoi che succeda qualcosa che allaga anche la zona interna del piano terra, la struttura di legno diciamo, ha ancora qualche centimetro prima di essere raggiunta dall'acqua. Ovviamente qui c'è una strato impermeabile che separa il cemento armato dalla base del legno.
Tornando agli isolamenti, qui diciamo, vista la mole dell'edificio, fasciare con dell'XPS tutte le strutture di fondazione come previsto dal protocollo Casa Clima, scusate, risultava molto oneroso. Ci volevano chilometri e chilometri di XPS, di nastri XPS. E quindi è stato fatto un calcolo degli elementi finiti, tenendo conto che questi terreni, diciamo, che non sono molto freddi. Quindi impostando tutto in un software di calcolo degli elementi finiti, abbiamo visto quali sono le zone, questo è un dettaglio dell'output del software, quali sono le zone più interessate, che dovevano essere interessate dall'isolamento, in modo da avere qui una temperatura tale da non creare fenomeni di condensa, soprattutto. E quindi abbiamo concentrato soltanto in alcune fasce l'isolante, solo dove serve, in modo da quindi da avere un risparmio notevole di materiale, di manodopera e anche appunto, di tempo a disposizione di cantiere. Quindi questa maniera di studiare il nodo ci ha permesso anche appunto questi notevoli risparmi di tempo e di materiali. Questo è un altro particolare, questo è l'attacco della parete in legno sul cordolo in cemento armato. Che La temperatura parete in creiamo? legno Ixlam, una domanda che ci arriva, è un Ixlam a quanti strati? Mi fa una domanda, ora non ricordo, comunque Avevamo sono visto due. prima che non so, lo spessore mi Sono pareva fosse da 11 centimetri, se ho 12 visto centimetri, bene. sono 12 centimetri, dovrebbero essere 6 strati se non vado errato. D'accordo. Vado avanti, questo è un particolare dell'attacco dell'infisso, in questo caso con il cassonetto e la veletta del frangisole. Chiaramente tutto isolato in maniera da non avere punti termici. Con il legno, ripeto, è più semplice, che già il legno di per sé è un materiale isolante. Abbiamo deciso di attaccare l'infisso all'interno e quindi lasciare tutto questo spazio a disposizione del cassonetto. L'isoterme, ora non ho la simulazione, mi spiace, non l'ho messa, però si muovono in maniera che non si abbia la continuità dell'isolante che entra anche nel telaio della finestra e che quindi non si formino punti termici in questi punti particolari. Questa invece è la sezione senza cassonetto, come vedete lo spessore dell'isolante è piuttosto evidente. Anche qui abbiamo chiaramente l'isolante sulla parte della soglia che è chiusa con un elemento metallico e quindi diciamo, abbiamo applicato anche in questo caso per risolvere il problema degli infissi il metodo dei tre livelli che riguarda quindi la tenuta all'aria, la tenuta al vento, sia del nodo primario che del nodo secondario. Il primario in questo caso, cioè la zona di attacco tra controtelaio e parete in legno, non c'è perché non c'è un controtelaio, ovvero la parete stessa di legno, il riquadro della finestra, fa già da controtelaio. Quindi abbiamo semplicemente messo le nastre di tenuta, le guarnizioni e poi abbiamo risolto il problema. E così abbiamo risolto il problema del nodo primario. Questa è una vista in pianta, questo chiaramente è l'esterno, si vede che l'isolante arriva fino al controtelaio della finestra e qui la finestra è direttamente connessa con la parete in legno attraverso un semplice regolo per questioni di registrazione, diciamo, dell'infisso. Vediamo un attimo i risultati. Questo è il risultato dell'analisi energetica con Casa Clima, quel software Pro Casa Clima, che è il software che dobbiamo utilizzare per fare i calcoli in questo senso. Abbiamo visto che, anzi, abbiamo visto, lo vediamo adesso, Casa Clima certifica praticamente una certificazione doppia, l'efficienza dell'involucro e l'efficienza complessiva, a differenza invece della certificazione nazionale che dà soltanto un indice di prestazione. Qui ce ne sono due espressi, uno in kilowattora al metro quadro anno, che riguarda appunto la prestazione del solo involucro, senza impianti, eccezione fatta eventualmente per la ventilazione meccanica. Quindi senza impianti noi abbiamo questa valutazione. Poi abbiamo l'efficienza complessiva, compresi gli impianti, espressa anche in CO2 al metro quadro anno. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi spingiamo l'efficienza utilizzando energie rinnovabili, andiamo sempre su con quest'indice. Abbiamo utilizzato in questo caso molte energie rinnovabili e quindi l'indice chiaramente si colloca più o meno allo stesso livello. Ecco. In realtà, se questo indice fosse più basso o quest'indice fosse più basso, la certificazione si darebbe sull'indice più basso. Se qui, per esempio, avessi avuto un 40 al posto di 27, avremmo avuto una casa clima B, purtroppo
pur avendo un'efficienza dell'involucro di 20 kWh. Questo tanto per spiegare come funziona il metodo. Questo invece è l'APE. Siamo in classe A4, ma come vedete c'è un solo indice di prestazione. E i due modelli di calcolo, Casa Clima e Unity S11300, quindi quello dell'APE, 26/6/2015, all'epoca non era ancora in vigore, c'era sempre in vigore la vecchia Uni 11300, non si collimano molto e quindi insomma non è facile fare il confronto. Comunque, perché appunto di là ci sono due indici di prestazione, qui ce n'è uno solo che fa parte, che certifica il sistema edificio impianto. In ogni modo ci collochiamo sempre in una classe energetica molto alta, quindi molto efficiente, sia da un punto di vista che dall'altro. Generalmente quando abbiamo una classe A casa clima si ha sempre una corrispondenza con una classe A4 nazionale. Passo a parlare di alcuni impianti, degli impianti che ci sono stati fatti. Quelli principali sono quello di condizionamento ad aria con pompe di calore, una ventilazione meccanica termodinamica, il fotovoltaico e un sistema di recupero delle acque meteoriche. Scusate, eccolo qua. Sì. Allora, questa è l'unità centrale della ventilazione meccanica, come vi dicevo, è sulla copertura ed è un'unità, insomma, all'epoca molto all'avanguardia. Sono passati 4 anni e 4 anni voi mi insegnate che sono un secolo per quanto riguarda gli impianti. All'epoca era molto prestazionale, lo è tuttora nonostante siano passati questi 4 anni. Sono due macchine che trattano due diverse zone della scuola e sono munite di filtri totali, come vi dicevo. Hanno anche la possibilità del free cooling. Qui siamo in campagna, quindi la temperatura di notte durante i mesi estivi, a parte il fatto, ricordiamoci che a cose normali, non in questo periodo di Covid, ma a cose normali, la scuola chiude a giugno e riapre a settembre, però diciamo che nei mesi intermedi, già da marzo-aprile, ci possono essere fenomeni di riscaldamento delle aule, quindi la ventilazione meccanica ci aiuta, essendo qui in campagna, quindi la temperatura esterna si abbassa notevolmente durante le ore notturne, il free cooling viene messa appunto quest'aria filtrata e fresca all'interno degli ambienti durante le ore notturne, in modo da avere fresco alla mattina senza accendere le pompe di calore. L'impianto fotovoltaico è un impianto, come vedete. Scusa, Mirko, per l'impianto di ventilazione, fra l'altro ci chiedono, è stato previsto anche un sistema di umidificazione, immagino di deumidificazione? Sì, c'è un sistema di deumidificazione che però è collegato non direttamente alla macchina di ventilazione, ci sono dei deumidificatori che agiscono in varie zone della scuola. Qualcun altro che ha letto ci segnala di aver letto anche qualche articolo proprio sulla scuola di Calcinaia, era incuriosito da alcuni aspetti anche dell'impianto, vorrebbe capire anche la scelta di aggiungere un VRF all'impianto rooftop, ci segnala, che forse poteva essere, ci indica, sufficiente per una climatizzazione a tutt'aria. Ci chiede se era una scelta di ridondanza o altro. Dunque, è sempre molto difficile, in quanto costruire una scuola implica di interfacciarsi con realtà e mentalità molto diverse. In realtà si poteva optare per un impianto più semplice, ma sia le dirigenti scolastiche che altri personaggi, insomma, che gravitano intorno alla scuola, per paura di non avere sufficiente climatizzazione, hanno deciso di optare per un impianto più complesso e quindi anche più energivoro. Però appunto abbiamo comunque collegato tutti gli impianti al fotovoltaico che diciamo sopperisce per almeno per il 70% all'approvvigionamento energetico degli impianti stessi, quindi in realtà non c'è un picco di consumi. C'è stato un picco di consumi soltanto durante la prima fase di vita della scuola, poiché per un vizio burocratico il fotovoltaico non è stato possibile allacciarlo. Quindi per circa 4 mesi la scuola è andata avanti soltanto con energia di rete.
e questo chiaramente ha generato picchi di consumo. Una volta che è stato poi inserito il fotovoltaico, è stato allacciato correttamente tramite l'Enel, insomma tutte quelle procedure del GSE che magari qualcuno conosce, i consumi sono stati in linea con quelli progettati. Allora, ci arriva una precisazione da chi aveva fatto la domanda riguardo proprio l'umidificazione. Intendeva se era previsto proprio un impianto di un sistema di umidificazione a vapore, ad acqua, tra il riscaldamento dei post-riscaldamento. Ci segnala. No, non è stato previsto un impianto del genere. No, era stato previsto all'inizio una batteria di post raffrescamento dell'aria sulla ventilazione meccanica, ma che poi non è stata inserita. Qui D'accordo. ci sono degli umidificatori che localmente diciamo, trattano l'igrotermia e quindi eliminano eventuali picchi di umidità. Va bene, proseguiamo pure. Ah, dell'impianto fotovoltaico che abbiamo parlato, parliamo un attimo di domotica. Allora, in questa scuola è stata inserita molta domotica. Io non sono, confesso, il più esperto di domotica, è stata progettata dal mio collega ingegnere Emanuele Ciantelli, che si è anche occupato degli impianti. Però ci siamo sforzati molto per inserire la domotica in questa scuola e tra l'altro ha vinto anche un premio, il premio sostenibilità messo in palio dall'agenzia ASS di Modena, che è un'omologa dell'AFE Fiorentina, della ex AFE, e che è quindi collegata all'Agenzia Casa Clima nel 2017, mi sembra, sì. Una menzione speciale per la domotica. La domotica controlla tutti questi aspetti, cioè l'illuminazione interna, l'ombreggiamento e le schermature esterne che abbiamo visto, i gruppi frigoriferi, le pompe di calore, gli umidificatori e la decorazione climatica ambiente, che è aula per aula praticamente, o laboratorio, ambiente per ambiente abbiamo una regolazione climatica. Per quanto riguarda appunto la domotica, bisogna vedere, parlavo prima dell'illuminazione, in questo caso abbiamo stato fatto un impianto che collega direttamente i frangisole con dei sensori in modo da poterli inserire, da poterli far inclinare in maniera ottimale secondo l'orario, quindi secondo l'incidenza della luce solare a quell'ora, in quel momento, in modo da creare il giusto mix tra illuminazione naturale e illuminazione artificiale. Tutto questo per garantire appunto in ogni momento della vita, in ogni momento di attività nelle aule, la giusta quantità di luce in modo da evitare abbagliamenti e zone d'ombra. Ecco, l'aula quando non c'è nessuno si pone in posizione zero, ovvero i frangisori sono chiusi, gli impianti sono staccati e non c'è illuminazione. Dal momento in cui noi entriamo nell'aula, il frangisole si posiziona nella posizione ottimale per evitare abbagliamenti e però anche per filtrare la giusta quantità di luce solare. Si accende l'illuminazione collegata con il frangisole, quindi si può accendere parzialmente o totalmente, e si attivano gli impianti di ventilazione e di climatizzazione. Ecco, questo è un impianto che quando abbiamo fatto, insomma, ormai 4 anni fa, adesso l'ho visto ripetuto in vari edifici, è stato un impianto abbastanza innovativo che fu anche, appunto, ripeto, premiato con il premio sostenibilità. Qui ho riassunto un po' quello che succede con la domotica, è un'accezione centralizzata, però c'è anche la possibilità, aula per aula, di agire manualmente sulla climatizzazione. Questo però può comportare qualche problema, perché appunto eliminare il fattore utente in questi edifici dove insomma ci sono molte attività, molte persone, eccetera, è fondamentale per il buon funzionamento degli impianti. Quindi bisogna tarare molto bene la centralina ed evitare che ci siano troppi personalismi, quello vuole 23 gradi, quello non vuole la ventilazione, quello ti apre il frangisole così a mano, insomma, tutto questo diciamo che inficia un po' il lavoro. Quindi, pur essendoci la possibilità di variare i parametri all'interno di ogni ambiente, è meglio comunque affidarsi alla centralina e minimizzando il fattore utente. Adesso passo a una carrellata di immagini di cantiere e di lavoro finito. Ecco, quindi ci rilassiamo un attimo con delle foto. Questo è il primo mattone che fu posto il 18 dicembre 2014, alla presenza appunto dell'amministrazione comunale, dell'impresa e dei bambini della scuola.
C'è un fatto curioso. A questi bambini fu detto che la scuola doveva essere costruita in legno. E qualcuno, quando vide il mattone, disse: ma perché ci date un mattone quando la scuola deve essere in legno? E la domanda, infatti, non era per niente sbagliata, ci fu una grande risata. E allora un operaio del comune andò in magazzino, preparò la stessa scritta su una tavoletta di legno che fu data ai bambini per poterla mettere insieme a questo mattone celebrativo. Ecco. Quindi andiamo avanti, qui vediamo le fondazioni, le strisce di fondazione, le travi di fondazione, scusate, con le strisce di materiale di XPS poste allo spessore. Questa è una foto tipica di Casa Clima, perché dobbiamo certificare che lo spessore e il materiale inserito in quella, scusate un attimo, il materiale e lo spessore inserito sia proprio quello di progetto. Abbiamo fatto l'analisi degli elementi finiti, è uscito fuori che dobbiamo mettere quell'XPS con quella densità, con quel lambda, con quello spessore, dobbiamo essere sicuri che è lì dentro. Quindi quando viene l'auditore, Casa Clima va a vedere questo particolare, oppure vuole la foto se il lavoro eventualmente è stato già finito. Ecco. Quindi questo per farvi capire come ci sia un controllo accurato e minuzioso anche durante le fasi di cantiere, per verificare che il progetto sia effettivamente realizzato. Qui alcune parti di montaggio, questa qui a destra è la zona mensa, come vedete grandi luci sono state poi risolte tramite questi ausili, diciamo così, queste colonne in acciaio. A volte chiaramente con il legno non si riesce ad arrivare fino in fondo e quindi dobbiamo rivolgerci anche a delle strutture, diciamo così, accessorie per poter superare in questo caso grandi luci. Questi sono alcuni particolari della messa a terra delle pareti con le nastrature. Queste nastrature, chi si occupa di costruzioni in legno lo sa meglio di me, sono fondamentali per la tenuta all'aria, perché i pannelli chiaramente in Ixlan vengono accostati e ci resta la fessura. Se non si nastra, questa fessura poi diventa deleteria, perché chiaramente si infiltra l'aria, si possono avere fenomeni di condensa e di marcescenza a lungo andare. Oltretutto poi c'è una perdita energetica, perché chiaramente c'è l'uscita dell'aria, la fuoriuscita incontrollata dell'aria, chiaramente genera una perdita di energia. Le connessioni tipo il down a terra sul cordolo di fondazione, e qui vediamo la posa dei primi strati di isolante sopra il massetto di fondazione. Qui sono, vi parlavo prima della cellulosa. Qui sono praticamente cassoni di legno, di OSB, preforati, e già con uno strato impermeabile sopra, il primo strato. In questi fori viene insufflata la cellulosa. Qui c'è un altro particolare di Stiamo isolamento. parlando per la copertura di chi magari Per la si è collegato. copertura, sì, per la copertura. Praticamente nella copertura, sì, si è insufflata tramite una macchina particolare, la cellulosa. E per verificare che di avere la densità giusta all'interno di ogni scomparto, è stato fatto un carotaggio tramite un cilindro graduato che indirettamente ci dava, attraverso lo spessore e la compattezza di questo strato, la densità. Quindi abbiamo verificato volta per volta che la cellulosa fosse arrivata effettivamente in tutti i comparti e che avesse la densità voluta, attraverso queste prove, alle quali Casa Prima tra l'altro ha anche assistito. Questa è la zona, il doppio volume centrale, questo è il ballatoio che poi farà da comunicazione per le aule del primo piano, questo è il solaio, come vedete è un solaio nervato, di copertura, sopra il quale c'è la cellulosa e tutto quel pacchetto che abbiamo visto prima, e questa è la zona centrale della scuola, le prime aule. Questo sono due particolari del solaio di interpiano. È stato piuttosto interessante perché all'epoca, si parla appunto sempre di circa 4, meno 4 anni fa, non c'era molta letteratura riguardante le prestazioni acustiche delle partizioni in legno. Quindi tramite l'Università di Pisa, il Dipartimento di Energetica, abbiamo fatto dei test su due stratigrafie da poter presentare e analizzare, stratigrafie di solaio di calpestio. In pratica è fatta così. Abbiamo analizzato prima con la macchina da calpestio, la famosa calpestona,
mettendola su questo solaio in una posizione centrale. Sotto, al piano di sotto dell'aula, al piano terra, abbiamo messo la ricevente e abbiamo misurato il decibel, in decibel le prestazioni di fonoassorbimento del solaio nudo. Dopodiché abbiamo messo due stratigrafie, una questa che è un sandwich praticamente di fibre di legno a varia densità e cartongesso, e un'altra che però adesso mi spiace non ho adattato la slide, è fatta con praticamente con un granulare, un granulato di vari aggregati che viene steso in opera. Abbiamo fatto la prova con la calpestona, con la macchina calpestiva, sulle due stratigrafie. E la differenza era minima. Intanto abbiamo visto che tutti e due gli strati e le stratigrafie rispondevano alle prescrizioni del protocollo SCHUL per quanto riguarda il fonoassorbimento tra locali sovrapposti. E la differenza tra i due era semplicemente di un decibel rispetto al solaio nudo analizzato precedentemente. Abbiamo poi optato per mettere questa stratigrafia semplicemente perché era più ci voleva meno tempo per metterla. Essendo quasi alla fine del cantiere, con dei tempi molto contingentati per concludere, abbiamo deciso di mettere questa stratigrafia perché si poneva in opera molto più rapidamente rispetto al granulare da stendere. Ecco, tutto qua. Altri esempi del cantiere, queste sono le scale, la zona muscolazione di cui parlavamo prima, e doppio volume e un particolare del solaio che poi verrà chiuso e passato con gli impianti. Lì il legno purtroppo nelle costruzioni di questo tipo si vede pochissimo, anche perché per prescrizioni antincendio. Qui si aprirebbe un capitolo piuttosto lungo, insomma, non voglio tediarvi più di tanto, però quando vengono i vigili del fuoco, in questo caso sono venuti diverse volte, prescrivono sempre di cappottare e di isolare il legno con materiali isolanti, tipicamente la lana di roccia perché è quello più reperibile e meno costoso. E quindi difficilmente danno il permesso di far vedere, almeno nel nostro caso è andata così, poi magari qualcuno avrà avuto più fortuna. Nel nostro caso abbiamo dovuto chiudere quasi tutto perché non. Per questa ragione di innesco di incendi, ecco tutto qua. La scuola finita è questa qua, questa è la parte sud del fronte principale che si affaccia verso il paese. Qui c'è la In zona di ingresso. questo caso gli rivestimenti esterni come sono stati realizzati? Allora, erano stati previsti il larice lamellare, ma per questione di costo è stato poi previsto un materiale di cui adesso mi sfugge il nome, una mescola di legno e plastica. Mi spiace adesso in questo momento ho un'amnesia e non ricordo come si chiama. Comunque, per ragione appunto di praticità, perché il comune appunto non voleva avere quest'onere della manutenzione dell'arice, non vederlo grigio dopo poco tempo, e quindi si optò per questo tipo di rivestimento, diciamo meno pregiato, ma più funzionale alle richieste dell'amministrazione. Questa è la zona mensa. Questa è una zona che ci ha fatto tribolare parecchio a livello acustico, perché voi pensate che ci vanno a pranzo due turni di circa 250 bambini, e quindi vi immaginate insomma quale può essere l'ambiente, insomma tra chiasso e schiamazzi e rumori vari. Anche qui il protocollo Casa Clima ha dei limiti stringenti e alla prima prova acustica che abbiamo fatto, siamo resi conto che, nonostante gli sforzi progettuali, c'era ancora qualcosa da fare, soprattutto da correggere questo solaio. Quindi abbiamo messo anche qui del materiale fono isolante, una lana di roccia, dei pannelli di lana di roccia piuttosto performanti da quel punto di vista, più performanti di quelli che avevamo previsto in precedenza, e sostituendoli non del tutto, non tutti quanti, ma sostituendoli circa il 60%. Abbiamo poi fatto le misure e le misure poi a quel punto tornavano e si poteva andare avanti con il protocollo. Ecco. Questa è la parte di sopra, la vetrata al primo piano che è sopra l'ingresso. Un'altra immagine del fotovoltaico con questi lucernari. La zona del doppio volume centrale, polivalente, con questi arredi. Queste sono le porte delle aule. Il doppio volume, questa è la parte del corridoio superiore che fa comunicare tutte le aule e gli ambienti al primo piano, una vista da terra.
E questa è la slide finale, ovvero ho riassunto tutti gli attori, cioè progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, committenza, quindi l'amministrazione comunale e le ditte che hanno operato. Io avrei concluso, se magari ci sono altre domande. Sì, ci sono alcune domande. Vedo che hai messo una frase di Michelucci come slide finale. Sì, e vi faccio anche notare che quella dietro è il progetto di una scuola fatta da una bambina che all'epoca aveva 5 anni, che è mia figlia. Vedendo il padre che lavora sempre sulle scuole, si è avuta voglia di fare una scuola anche a lei, prese carta e penna, fece questo disegno e me l'attaccò in studio. Tutto qua. Ottima idea. Allora, vedo che i nostri partecipanti sono molto attenti, ci sono vari progettisti, allora si sono scatenati un po' per suggerire il materiale che era stato utilizzato in facciata, ma penso che potremmo riassumerlo al di là di nomi commerciali o altro, immagino che sia un legno composito Sì, quello esatto. che è stato utilizzato, ecco, per cui definiamolo così. Allora, una serie di richieste, sì, di domande ci sono. Molti sono rimasti incuriositi dalla soluzione, dalle prove che avete fatto per l'isolamento acustico tra i due solai. Ci chiedono di che tipo di isolante avete utilizzato nell'interpiano, le lastre che si vedevano in quelle slide. Sì, sono praticamente è una stratigrafia fatta alternata da cartongesso e fibre di legno a densità media, diciamo 60, 80, massimo 100 kg al metro cubo. Si tratta appunto di un sistema massa-molla-massa in modo da diciamo, ammortizzare subito l'energia da calpestio, ecco, da non farla propagare. Eravamo appunto incerti tra mettere questo sistema e un sistema di granulare, anche qui non posso fare nomi di produttore, però c'è questo sistema granulare fatto di un certo tipo di materiali misti ad aria che praticamente avevano lo stesso effetto, però si posa in maniera più macchinosa e quindi ci comportava un dispendio di tempo notevole per poterlo mettere su tutte le aule. Avendo fatto quelle prove con la macchina da calpestio, tra l'altro poi chi interessa eventualmente mi può scrivere una mail, la vedete lì sulla slide, dovrei avere ancora tutte le misure effettuate e anche il report che l'Università di Pisa poi rilasciò a fine rapporto. E quindi, insomma, fatte queste prove ci rendemmo conto che una stratigrafia e l'altra non c'era molta differenza. Optammo quindi per quella più semplice da montare, quella a secco. Anche l'altra era secco, ma essendo un granulare c'era maggiore difficoltà per inserirlo tutto in piano, eccetera. E quindi abbiamo fatto così. Però ecco, ora diciamo per i particolari e per le cifre, per i numeri, eccetera, se magari qualcuno è incuriosito mi vuole scrivere, posso mandare un po' di materiale, così insomma non si sta a parlare del No, vento, diciamo così. bene, penso che molti ti scriveranno per avere anche qualche altra informazione anche sugli impianti, Sì, probabilmente, visto che qualcuno ci chiedeva se era possibile contattarti per avere qualche precisazione in più. Sempre se certo. riguardo la pavimentazione, lo strato finale, cioè il rivestimento, è un rivestimento resiliente, che cosa avete utilizzato? È tutto linoleum certificato a basso impatto ambientale, chiaramente come tutti i materiali inseriti all'interno dello strato del pacchetto di tenuta all'aria, quindi tutte le cose a contatto diretto con le persone sono state certificate a basso impatto ambientale, ovvero formaldeide, gas formaldeide inferiore a 0,05 parti per milione e emissione minima o nulla di VOC. Tra questi c'è anche il linoleum a terra, è stato previsto questo materiale soprattutto per questioni di igiene, di pulizia, di velocità di pulizia, perché si può pulire con una particolare macchina con la quale, praticamente più o meno come si fa con le strade, essendo superfici piuttosto grandi, parlo soprattutto del doppio volume e dei lavoratori, praticamente togliendo gli arredi si passa con questa macchina e si pulisce molto meglio. Che non è uno strato di gresso di altro materiale. Ecco. Ora, su questi aspetti chiaramente non sono competente, ovvero
sono state scelte fatte dall'amministrazione comunale con i progettisti, sentite anche il parere dell'ASL locale. D'accordo, e visto che siamo sempre in tema di finiture, ci chiedono anche che tipo di pitture avete utilizzato all'interno, visto che immagino che la domanda sia riferita anche al fatto che è stato utilizzato il protocollo Casa Clima School. Sì, sono tutte pitture ad acqua, molto diciamo anche qui certificate, soprattutto vernici che non hanno, che non rilasciano nel tempo particolari collanti, che non rinascono particolari sostanze, non hanno collanti, non hanno solventi. E in generale, per tutto quello che è stato utilizzato, dagli arredi alle pitture, anche addirittura alle placchette elettriche, è stata richiesta la scheda tecnica, scheda di prodotto e la scheda anche dei preparati pericolosi, in modo da escludere proprio che potessero rilasciare qualsiasi tipo di sostanza. Questa è proprio una prescrizione del protocollo Casa Clima School, che è molto stringente, quindi tra l'altro all'epoca fu molto difficile trovare questi materiali, anche le vernici stesse non fu facile andare a selezionare, ma soprattutto gli arredi del mercato normale nel quale diciamo, le amministrazioni comunali si approvvigionano di solito, avevano tutti degli arredamenti che non avevano queste caratteristiche di rilascio di sostanze e quindi noi dovevamo scartarle. E è stata una cosa anche abbastanza costosa. Ora, in questi ultimi anni, le cose sono un po' migliorate, mi dicono, però all'epoca non fu facile trovare gli arredamenti e i materiali di finitura a contatto diretto con le persone. Allora, invece parliamo adesso di superfici vetrate. Ci chiedono se, ad esempio, i vetri sono con intercapedine con gas, Sì. gas argon in questo caso, o. Sì, la vetrocamera è riempita in argon, è una vetrocamera singola, quindi doppio vetro, non triplo. Il telaio è in alluminio cradiotermico ed è sulla vetrazione, sul lato interno, è prevista, c'è una barriera passivissiva. E quindi Ecco. per il controllo solare, sì. Poi chiaramente abbiamo il frangisole esterno perché l'Agenzia Casa Clima prevede oscuramenti sia fissi che mobili su tutti i lati esposti al sole, quindi est e ovest passando per sud. Sì, qualcuno infatti ci chiedeva se erano state utilizzate infatti anche pellicole riflettenti e su No, qualche. diciamo che mi sembra l'unica pellicola riflettente è stata usata su un infisso che è quello sopra, vi faccio vedere. Allora, questo qua è un infisso che è rivolto a ovest e non aveva all'inizio, non era previsto il frangisole, quindi è stato poi inserito successivamente. In questa fase non è stato ancora montato. Si voleva lasciare senza frangisole, quindi fu messa una pellicola riflettente. Poi dopo fu stato deciso di mettere un frangisole anche qua, quindi fu fatta una variante, inserito un cassonetto e un frangisole. E invece un'ulteriore domanda. Nel solaio al piano terra ci chiedono, avete inserito delle barriere freni al vapore o dei freni al vapore o non No, erano freno. necessari? No, 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 non erano necessari, anche perché dall'analisi igrometrica non veniva fuori. Comunque siamo sopra un vespaio aerato, non siamo direttamente a contatto col terreno, quindi fenomeni, diciamo, di igrotermia non ce ne sono. Non abbiamo messo alcuna barriera, se non una barriera impermeabile tra D'accordo. mastetto e isolante. Qualcuno ci chiede anche, fa riferimento penso alle prime slide in cui hai mostrato l'appoggio dei setting XLAM, Sì. ci chiede quale temperatura è ottimale all'appoggio fra legno e calcestruzzo per evitare la formazione di umidità, ci scrive forse anche di condensa più che altro in questi casi. È una domanda piuttosto interessante. Generalmente per scongiurare fenomeni di condensa e quindi poi di marcescenza del materiale, si deve avere la certezza che la temperatura non scenda mai sotto i 17 gradi. In questo modo non si dà modo alla condensa di potersi formare.
Faccio anche un'ulteriore precisazione, questa scuola, quando fu costruita, è stata munita di un monitoraggio del legno, fatto proprio dall'Ivalsa, quindi dall'Istituto Ivalsa di Scandicci, che ha messo dei sensori in alcuni punti particolari dell'involucro, per esempio qualcuno l'ha messo proprio all'attacco della fondazione, altri sulla copertura, insomma, una serie di sensori che, diciamo, di un data logger che in H24 rileva condizioni di umidità e di temperatura di quel particolare nodo e quindi si può capire quasi in tempo reale se ci sono dei problemi dovuti a temperatura e umidità. Questo monitoraggio è stato fatto fino all'anno scorso perché annualmente poi si rinnovano i contratti, eccetera. Quest'anno non so se è in attivo, però fino ai primi 3 anni, diciamo, non è stato fatto alcun problema, ecco, non c'è stato alcun problema. Allora, proprio questa slide ci viene comoda per un'ulteriore domanda. Allora, visto che avevi illustrato che il solaio di copertura avete utilizzato questa soluzione a cassone riempiti con Sì. isolante, ma il solaio intermedio invece era in Xlam, sopra queste travi che si Sì, vedono? è un solaio in Xlam, è lo stesso solaio. Con travi innervate all'intradosso, sia per quanto riguarda l'interpiano che la copertura, la stessa struttura. Cioè. Altra domanda, anche per le finestre avevate, cioè dovevate rispettare dei limiti in materia di isolamento acustico? Sì, quelli non tanto derivanti dal protocollo Casa Clima School, ma dai requisiti acustici passivi previsti dalla legge italiana e del DPCM del 97 all'epoca. Anche lì abbiamo fatto poi delle prove acustiche, chiaramente abbiamo scelto dei componenti che fossero conformi alla legge, quindi l'infisso in sé. E poi abbiamo fatto l'analisi dei requisiti acustici passivi come da normativa e successivamente le prove acustiche per verificare l'effettiva rispondenza alla legge di quanto progettato. E in copertura, se non ricordo male, avete dei pannelli solari installati, anche fotovoltaico, Solo non ricordo fotovoltaico, se sì. anche solare, solo fotovoltaico. Solo La fotovoltaico. domanda si vedeva forse. Eccolo qua. La domanda che ci viene posta è se ci sono dei problemi antincendio per l'installazione di questi pannelli solari, anche probabilmente legata al fatto della struttura in legno, della copertura. Sì, infatti sotto il fotovoltaico, le strisce fotovoltaiche sono attaccate, incollate a un strato impermeabile in gomma, praticamente si chiama derbigum, ormai ho fatto il nome, vabbè, pazienza, che fu scelto tra vari materiali disponibili all'epoca per le sue caratteristiche appunto di poter accompagnare le eventuali dilatazioni delle strisce fotovoltaiche senza creare fessure, ma sotto ancora ci sono dei pannelli di vetro cellulare. Vetro cellulare che praticamente separa la zona, il legno dal fotovoltaico stesso. E questa fu una soluzione che anche i vigili del fuoco apprezzarono, quindi non fecero problemi. Avrebbero fatto invece, giustamente, anche se avessimo attaccato lo strato impermeabile e il fotovoltaico direttamente sull'USB. Benissimo. E fra l'altro, visto che stiamo parlando di copertura, qualcuno ci chiede anche se i lucernai che si vedevano nella slide che hai mostrato, Sì. se hanno particolari specifiche di trasmittanza. Sono questi qua, sì, hanno specifiche, praticamente sono uguali, molto simili come trasmittanza a quelle degli infissi, però non sono stati oscurati. Questa è stata, diciamo, una concessione dell'Agenzia Casa Clima quando abbiamo dimostrato che non c'era un grande surriscaldamento che veniva da queste lucernarie, altrimenti avrebbero previsto degli elementi oscuranti esterni che però avrebbero, diciamo, inficiato un po' troppo l'approvvigionamento di luce zenitale all'interno dell'ambiente. Quindi facevamo delle misure e visto che non, appunto, questi lucernari hanno particolari caratteristiche, il vetro ha delle caratteristiche particolari, non crea surriscaldamento e quindi non,
non c'è bisogno di oscuranti esterni. E il materiale ci chiedono con cui sono stati fatti questi lucernari. Adesso mi sfugge, mi spiace, eventualmente chi me lo chiede può mandarmi la Sì, scheda. esatto. Sono passati 4 anni, scusatemi, ma tutti i particolari, No, pur va avendo bene, ma studiato. comprendiamo. E comunque è interessante la spiegazione su, intanto su questa parte sulla vetratura e quindi la non essere, le schermature, eccetera. E, altra domanda, invece che vista anche la dimensione della scuola, avete fatto una verifica della tenuta all'aria e Sì. come l'avete fatta soprattutto? Allora, l'abbiamo fatta perché è obbligatorio farla, altrimenti non ci avrebbe certificato l'edificio a casa clima. Ora, per Certo. questi grandi edifici c'è il problema di doverla fare, cioè 18.000 metri cubi d'aria, diciamo 17.000 più o meno, non sono facili da gestire con un impianto Blower Door Test. Ci vorrebbe una serie di elicotteri, insomma, per poter. Quindi l'agenzia Casa Clima in questo caso prevede di fare dei test a porzioni, ovvero si devono individuare delle zone chiuse in varie parti dell'edificio che corrispondono più o meno al 20-25% del volume totale. Su ognuna di queste parti, noi abbiamo fatto per esempio per le aule e per i laboratori, due al piano terra e due al primo piano, abbiamo fatto il Blower Door Test in questi ambienti e abbiamo poi fatto una media dei valori ottenuti. Più o meno siamo come tenuta all'aria un indice di N50 di 0,33, quindi per dare un'idea, valori da casa passiva. Essendo questo un edificio casa clima A, l'indice di prestazione non deve superare 1,5, siamo a 0,33, quindi molto, molto inferiore rispetto a quello che avevamo come limite. Allora, qualcuno ci chiede un chiarimento, avevi fatto cenno anche alla funzione di free cooling, dell'impianto di ventilazione meccanica controllata. Ti chiede anzi un chiarimento nel senso se, il free cooling viene, innescato, diciamo, solo dai moti convettivi, causati dalla differenza di pressione e temperatura tra ambiente interno ed esterno, o comunque è necessaria energia per, attivare delle macchine di ventilazione, insomma. No, in questo caso attivano i ventilatori, nel senso che si bypassa il recuperatore di calore e l'aria praticamente entra dall'esterno, captata dalla bocchetta esterna di captazione dell'aria, entra nella zona dei filtri, viene filtrata e immessa con la temperatura uguale a quella con cui è stata captata, quindi più o meno questa zona qua durante. Oh, ma in questa stagione abbiamo 23-24 gradi di notte e quindi diciamo che gli ambienti magari sono più surriscaldati, sono più caldi e quindi abbiamo questo beneficio, però viene sempre indotto, non è naturale, non è una ventilazione naturale che si instaura tra differenze di temperatura o di pressione, è una Certo. ventola che gira. Allora, andiamo verso le ultime domande. Beh, c'è qualcuno che ci chiede se per Fuoco di l'antincendio è stato fila è utilizzato. questo. Come? È un fuoco di fila di domande. Sì, beh, ma adesso andiamo alla conclusione, così ti diamo tregua. Allora, sai, questi webinar sono anche l'occasione per confrontarsi, chiarire un po' No, ma non è le una critica, eh? Non chiacchierate. è una critica, va No, no, benissimo, anzi, mi fa immagino. piacere molto. È che Immagino, ma vedo che magari. bevevi, quindi so che per esperienza che quando si risponde si parla molto, poi c'è necessità di una pausa. Allora, qualcuno ci chiede se il cartongesso è stato utilizzato per l'antincendio. Beh, l'avevi accennato prima, Sì, ovviamente sì, che quello è era gesso stato fibro, necessario. Gesso fibra, esatto. fibrogesso in doppio strato e anche lana di roccia all'interno. E anche lì per la lana di roccia è stata fatta insomma una scelta perché può rilasciare delle fibre e questo chiaramente sarebbe a discapito di chi poi respira quell'aria. Quindi è stata tutta incapsulata precedentemente e poi chiusa con il fibrogesso in modo da evitare qualsiasi contaminazione o fuoriuscita di fibre. Allora, abbiamo praticamente, credo, un'ultima domanda e che riguarda l'acqua piovana. Ci chiedono se sono stati installati anche dei sistemi di recupero dell'acqua piovana e se ci sono difficoltà nella gestione e manutenzione di questi, se sono stati installati.
Sì, ne ho fatto accenno e poi giustamente, meno male che me l'avete rammentato, non ne ho parlato. C'è un sistema di recupero delle acque meteoriche provenienti dalla copertura che vengono poi immagazzinate in un serbatoio e utilizzate soprattutto per l'irrigazione. In parte viene utilizzata anche per le casette dei WC, però soprattutto viene utilizzata per l'irrigazione perché all'esterno, come avete visto, posso magari tornare un attimo indietro velocissimamente. Ecco, tutte queste aree che adesso noi le vediamo brulle perché era appena finito il cantiere, sono state tutte poi coltivate a verde con delle piante, a parte il parcheggio, ma anche qui sono state messe degli alberi, e quindi tutta l'acqua piovana meteorica viene soprattutto utilizzata per l'irrigazione. Problemi non me ne segnalano. Mi segnalavano magari dei problemi all'inizio con le cassette dei WC perché l'acqua evidentemente non era stata ben filtrata all'inizio, aveva un colore piuttosto giallino nei water e questo non era molto apprezzato, ecco. Soltanto questo, poi ripeto, problemi non me ne hanno mai segnalati riguardo a questo impianto. D'accordo, direi che all'ultima domanda, se vuoi andare all'ultima slide, così magari se qualcuno aveva ancora necessità, magari alcuni che ci richiedono se era Adesso possibile aspetta la eventualmente clip. contattarti direttamente per chiederti qualche chiarimento in più o qualche informazione magari che può essere utile su alcuni aspetti. Sì, la mia mail, come vedete, è quella scritta in fondo a destra, mi potete scrivere e vi rispondo quanto prima. Infatti, insomma, D'accordo, sono ottimo. disponibile a questo, senz'altro. Bene, ti ringrazio anche a nome dei partecipanti e ti giro fra l'altro i complimenti e i ringraziamenti per la tua esposizione, che è Grazie, stata grazie. molto chiara anche su questo. E allora, io direi, vi do intanto appuntamento a uno dei prossimi webinar, vi posto magari il link al nostro calendario online, quindi potrete vedere i webinar che realizzeremo la prossima settimana e le prossime settimane anche, perché proseguiremo con questa formula di webinar in tutti i giorni, quasi tutte le giornate ormai, anche nel prossimo mese sicuramente. E vedremo quindi allora di rincontrarci online. Ringrazio ancora tutti voi, lascio anche a chi ovviamente potete rivedere qui la mail di Mirko Giuntini. Vi ricordo che vi invieremo comunque le slide presentate del progetto e quindi anche potrete comodamente avere anche lì i contatti di Mirko Giuntini se vorrete approfondire alcune cose. Allora, ringrazio tutti voi per essere stati con noi, numerosi fra l'altro anche fino alla fine. Ringrazio molto Mirko Giuntini della disponibilità per essere stato con noi e averci presentato questo caso studio e ci diamo appuntamento allora a una prossima occasione. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi, grazie a te, grazie, buona serata.